Ciao a tutti i biragli casalinghi, benvenuti in quest'ultimo video dell'anno. Come promesso, quest'oggi vedremo come fare la luna rossa, la cotta in estratti, quindi rimaniamo sempre sugli estratti. Comunque, quest'oggi parliamo di una birra con estratti, quindi una birra sempre semplicissima. Qua ci sono gli ingredienti. Andremo a utilizzare mezzo chilo di estratto light, mezzo chilo di estratto amber, 100 g di fiocchi d'avena, 500 g di zucchero di canna integrale. Qua abbiamo i nostri due luppoli, uno tedesco e uno inglese, li andremo poi a vedere dopo, e il lievito M42 e solita strumentazione che rimane abbastanza invariata a patto di una nuova aggiunta, che è la sacca, che adesso poi andremo a vedere cosa servirà. Per il resto la strumentazione rimane praticamente invariata. Ok, entriamo subito dentro la cotta. Qua abbiamo già messo 10 litri d'acqua a riscaldare, l'abbiamo portata a 70 gradi. Ora mettiamo subito la sacca, sacche che si possono trovare benissimo in internet, non costano tanto, quindi è un acquisto che volendo è a portata. Se non avete questa, potete comunque fare attraverso un filtraggio, un colino, utilizzare comunque altri dispositivi. Ecco qua, è una sacca che chi vuole passare a estratti più grani, ecco quindi l'aggiunta dei grani, può essere una sacca che è sicuramente molto utile. Come potete vedere, va indossata sulla pentola adeguata, sulla pentola della dimensione giusta, poi ha dei laccetti anche per chiudere, per stringere. Questi sono gancetti, sono asole che servono anche per poi rialzare in maniera più facile la sacca. È una sacca che noi adesso la utilizzeremo come appunto sacca filtrante per non andare a intaccare il mosto aggiungendo i fiocchi d'avena. 100 g di fiocchi d'avena per 40 minuti circa, 40-45 minuti a 70 gradi. 70 gradi da tenere d'occhio la temperatura, un 10 minuti, un quarto d'ora magari appunto controllare che non si è scesi troppo. Noi abbiamo spento il gas a una temperatura intorno ai 70 gradi, magari sarà salita ancora appena appena, ma mettendo i fiocchi si ristabilizza. Quindi adesso diamo una leggera mescolata per amalgamare il tutto. Andiamo a chiudere il coperchio e ricontrolliamo fra 10-15 minuti e lasciamo per 45 minuti all'interno della pentola. Allora, ingredienti, andiamo a fare un piccolo focus sugli ingredienti. Utilizzeremo, come detto, appunto 500 g di estratto light, estratto amber. Questo estratto amber è un po' più scuro, un po' più tostato, un po' più caramellato per dare il tocco un po' più rossastro alla birra, come vogliamo fare noi, luna rossa. Qua abbiamo un altro ingrediente che appunto darà e conferirà aroma e colore, ancora un po' una tonalità sempre più scura alla birra, quindi uno zucchero integrale di canna. Un ottimo prodotto che vi consigliamo, dà un ottimo aroma. Qua abbiamo i due luppoli. Abbiamo scelto un luppolo per amaro e un luppolo tedesco. È un luppolo appunto tedesco, l'Hellertau Perle, che ha una falce di 6,9. Lo utilizzeremo in questo caso, si presta sia da aroma che da amaro. Lo utilizzeremo da amaro a 60 minuti e metteremo 20 grammi. Luppolo invece inglese, Liskeen Golding, famosissimo, conosciuto, molto buono. Lo utilizzeremo da aroma a 15 minuti e 10 minuti, rispettivamente sempre 20 grammi e 20 grammi. Quindi comunque una birra floreale, aromatica, dove il luppolo si sente. Qua abbiamo il nostro lievito M42, un lievito neutro tendente al nocciola, tendente al gusto di nocciola. Non vogliamo che comunque il lievito sia una parte che si senta all'interno di questa birra. Abbiamo scelto questo lievito. Come strumentazione utilizzeremo sempre le nostre calzette per inserire dentro i luppoli, quindi le varie gettate. Ok, sono finiti 45 minuti, abbiamo lasciato riposare i fiocchi d'avena. Ora andiamo a tirare sulla sacca e a strizzare. Abbiamo aggiunto come materiale, che non abbiamo detto all'inizio, dei guanti in silicone per non bruciarsi. Tiriamo sulla sacca. Questo procedimento l'abbiamo fatto una specie di mini mesh, in realtà perché appunto i fiocchi aiutano la formazione di schiuma, aiutano appunto a ottenere una birra più vellutata, con una schiuma un po' più anche pannosa. Ecco qua, strizziamo la sacca. Una volta fatto questo, riaccendiamo il gas e portiamo a ebollizione. Una volta arrivati in bollitura, inseriremo i luppoli. Allora, tutto questo procedimento può essere fatto in maniera anche più semplificata utilizzando due pentole rispetto a una. Una pentola per semplicemente solamente per la bollitura, quindi per i luppoli, e una pentola dove far ammostare, diciamo, i fiocchi d'avena e poi riunire il tutto in un'unica pentola alla fine.
Ok, andiamo a vedere i lupi, andiamo a pesarli, andiamo a vederli nel dettaglio. Questo qua appunto è l'Allertau Perle, luppolo tedesco. Ecco, luppolo buono, luppolo tedesco, buono, bello, bello fresco, dalle dati sentori erbaci, floreali e speziati. Questo luppolo ne utilizzeremo 20 grammi a 60 minuti, quindi a inizio bollitura. Ma è davvero un luppolo buonissimo, l'ho usato anche voi a casa. Buonissimo, pazzesco. Lo andiamo a mettere nelle nostre calzette. Se le stufe andassero con questi pellets, saremmo tutti più felici in casa. Ok, gettata 1. Poi, Liskan Golding, conosciutissimo, luppolo tipico delle bitter inglesi. Noi ne utilizzeremo a 15 minuti, altri 20 grammi a 10 minuti. Un luppolo comunque dalle spiccati aromi floreali, erbaci e agrumati. Sa un po' meno questo, ecco, dell'altro a livello di, però buono sicuramente. È un po' più vecchio, mi sembra vederlo così nella confezione. È un po' meno colorito ed è un po' più tutto polvere rispetto che pellets. Andiamo a mettere nell'altra calzetta. Ultima gettata. Altri 20 grammi. 60, 15 e 10. 20, 20 e 20. Appena arriviamo in bollitura, ci dovremmo essere qua, come potete notare, sviluppando sulla superficie appunto questa cremina di proteine derivanti dai fiocchi d'avena che abbiamo ammostato prima. Ok, siamo arrivati in bollitura, come potete notare, andiamo a mettere la prima gettata. 20 grammi di perle, non quelle dei crostacei, le perle. Vuoi metterci? Ci vediamo fra 40 minuti. Ok, manca un quarto d'ora, quindi andiamo con la seconda gettata di Skirt Golding, 20 grammi. Come potete notare, la zuppa verde prende forma. Ci vediamo fra 5 minuti. Siamo arrivati a 10 minuti dalla fine della bollitura, mettiamo l'ultima gettata, sempre 20 grammi di Skirt Golding. Ok, abbiamo raggiunto la fine della bollitura, andiamo a togliere le calzette col luppolo dentro. Lasciamo, in realtà abbassiamo leggermente, magari per un attimo, la fiamma. Scoliamo un po' così le calzette. Poca polvere. E andiamo ad aggiungere lo zucchero, lasciando sempre un po' la fiamma un po' al minimo, basta sempre che scaldi. Con l'ausilio di una frusta andiamo a mescolare lo zucchero. Vedete come già solo lo zucchero dal verdognolo passa già a un colore più ramato, più ambarato. Perfetto, lasciamo sempre il gas acceso per far sì che comunque la birra si scurisca ancora un pochettino. Andiamo a mettere l'estratto light. Qua state attenti alla schiuma che man mano magari si forma, non farla salire troppo che poi esce tutto fuori. E mezzo chilo di estratto amber. Date una bella mescolata, si scioglie con molta facilità e spegniamo il gas. Voilà. E quindi ora inizierà la fase di raffreddamento. Ok, iniziamo la fase di raffreddamento. Riempito con acqua fredda e adesso pian pianino giriamo e raffreddiamo. Ok, abbiamo finito la fase di raffreddamento, l'abbiamo portato a 25 gradi, ne aggiungeremo più o meno sui 2-3 litri d'acqua fredda di fonte, quindi abbiamo fatto il calcolo, abbiamo portato il mosto a 25 gradi per poi aggiungerne altri litri a una temperatura inferiore. Eccoci qua, sempre il momento più complicato. Ok, qua splasciate bene, ossigenate alla grande. Guardate qua che bel nettare. Eccoli. Perfetto. Come abbiamo preventivato sono 8 litri, quindi ne aggiungeremo altri 2 di acqua fresca di fonte. Eccoli qua. Perfetto, 10 litri. Bella sfumata, bel colore. Andiamo a prendere subito la densità. Prima di tutto diamo una girata, in modo che non si siano formate stratificazioni tra l'acqua aggiunta e il mosto. Ecco, ci dà più o meno una temperatura tra i 20 e i 22 gradi, quindi perfetto. Guardate qua, la birra è sicuramente torbida date le sospensioni dell'avena e del luppolo, queste sospensioni che poi lasceremo sicuramente nel fermentatore
colore ambrato, ramato, si deve ancora un po' fare, però sicuramente scuro come volevamo. Al naso è una birra che, come tutte le birre in questa fase, sicuramente arriva al dolciastro e mi sembra abbastanza senza grandi sapori che spiccano al naso. Poi andiamo a assaggiare e vi dirò di più. Però appunto prendiamo la densità. Come avevamo preventivato un OG iniziale torna ai 1059, mi sembra che siamo tra i 58 e i 59, direi, perché 52, 54, 56, no, tra i 56 e i 57, diciamo. Lasciamo ancora un attimo che si stabilizzi, magari poi la riproviamo fra qualche minuto. Andiamo a inoculare il lievito, M42. Noi il lievito lo facciamo reidratare sulla schiuma che in questo caso appunto è bella pannosa. Ecco i nostri lieviti che a breve inizieranno a lavorare. Poi abbiamo una bella mescolata, andiamo a sciogliere il lievito nel mosto, lievito felice di essere accolto in una pozione bella dolce dove poter iniziare a lavorare. In questa fase appunto inglobiamo ossigeno che servirà come attivante per i nostri lieviti, le nostre. Ora andiamo a chiudere il nostro fermentatore. Chiudere è sempre complicato. Altre volte me l'ho fatto male, per chi l'ha visto, alla fine della puntata c'è sempre qualcosa, quindi non mollate, guardate tutto il video, che potrebbe succedere di tutto. Ce l'ho fatta ragazzi. Mettiamo il gorgogliatore e come al solito il liquido sanificante, grappa, alcolici, vari che volete inserire, lo metteremo dopo una volta che lo poggeremo laddove è il suo luogo di fermentazione. E mi raccomando, ricordatevi sempre di mettere anche il liquido sanificante all'interno del rubinetto, noi lo diciamo ogni volta, è importantissimo. In realtà una volta lasciato un po' riposare e riannusato si sente tutto un altro sapore, in realtà si sente più il caramellato e arriva anche un po' di sentore un po' più forse speziato in bocca. Come detto prima, ovviamente la componente dolciastra si fa sentire, ma spicca moltissimo anche l'amaro e l'aroma del luppolo in combinato col dolce, col caramellato del malto, quindi promette bene. Bene, ricapitoliamo un attimo la cotta. Una cotta sempre con estratti, quindi una cotta semplice. Abbiamo aggiunto, rispetto alla strumentazione dell'altra volta, una sacca filtrante per i fiocchi d'avena. Chi ce l'ha, vuole comprarla, ben venga, è utile soprattutto per passare poi alla fase successiva, che sarà estratti più grani, quindi utilizzo di grani. Per chi non volesse ancora appunto comprarla, utilizzarla, si può comunque fare con due pentole, come ho detto prima, e travasare magari con un colino, con qualcosa che filtri. Gli ingredienti utilizzati sono stati 500 g di estratto light, 500 g di amber, che ha dato una buona colorazione. In più, per influire sulla colorazione e per raggiungere appunto gli zuccheri fermentabili quantitativo di 10 litri, abbiamo appunto aggiunto 500 grammi di zucchero, il zucchero di canna integrale. Come luppoli abbiamo utilizzato un lupolo tedesco, l'Hellertau Perle, 20 grammi a 60 minuti da amaro, anche se comunque è un ottimo luppolo sia da aroma che da amaro. Abbiamo utilizzato altri 20 grammi e 20 grammi a 15 minuti e 10 minuti di Skent Golding, un luppolo inglese, e come lievito abbiamo utilizzato l'M42. Bene, la cotta è finita, vi auguriamo un buon anno che si apre, un 2021 si spera migliore del 2020 e state sintonizzati perché arriveranno nuovi video. Il prossimo video sarà sicuramente sull'imbottigliamento, non facciamo il travaso di questa cotta, e poi state pronti alle nuove sorprese del 2021. A presto, ciao a tutti, ciao ciao! Di vederci presto, di sentirci presto, speriamo di vederci, cazzo, ci vediamo, speriamo di buon anno nuovo che si apre, e a presto, state sintonizzati che arriveranno dei nuovi video, e se buon anno.